determinati argomenti. Allora, ci sono dei messaggi, dopo torniamo sui nostri argomenti importanti. A proposito di scam, scrive questo amico, cosa ne pensi di Polkadot? Oppure non lo è, come dire, è scam o no? Beh, a prescindere lo è tutto, però più nel merito credo che avremo occasione di rispondere meglio a questa domanda quando spieghiamo bene il discorso di C'è anche un DeFi. altro amico che parla di questo, dopo vi leggo anche il messaggio. In generale, secondo me, entreremo più nel merito parlando di DeFi, ma il tema Sì. vero è che diciamo, i progetti attorno a Ethereum hanno avuto degli shift di narrative nel corso degli anni. Ethereum è partito come Bitcoin con sopra i colored coin, poi è diventato il Bitcoin ambientalista senza proof of work, ma alla fine ha tenuto a proof of work, poi è diventato unstoppable application, ma poi hanno cominciato a stoppare le application, poi è diventato world computer Turing complete, ma poi hanno detto che chiaramente non aveva senso e non era scalabile, e ultimamente poi è diventato la piattaforma delle ICO, ma le ICO sono quasi tutte fallite. Successivamente Ethereum è diventato DeFi, ovvero Decentralized Finance o Open Finance, quindi un discorso di interoperabilità e di apertura di standard, in cui invece di avere dei silo separati in cui ogni strumento finanziario ha il suo server con il suo codice proprietario, c'è un mondo, diciamo così, di interoperabilità aperta. Questa narrativa, per quanto io sia molto scettico su questo continuo cambio di colore quando fallisce la narrativa precedente, è in realtà secondo me la prima in questo mondo che comincia a avere un suo senso. Nel senso che è vero che c'è un valore aggiunto, non è vero che c'è un valore aggiunto in unstoppable applications se le application possono essere stoppate, come nel caso di The DAO, eccetera. Quindi quella è una narrativa, a mio parere, disonesta. Invece la narrativa DeFi, così per così dire, in un certo modo, quantomeno esprime un valore aggiunto possibile. L'unico vero problema è che si porta dietro, per esempio, l'infrastruttura di Ethereum è in realtà una reliquia di tutte le narrative precedenti. Un modo migliore per ottenere un contesto di DeFi è semplicemente usare delle API open source interoperabili. Non c'è bisogno di un asset come Ether, non c'è bisogno di una gigantesca infrastruttura di mining, tutte quelle cose lì che questa narrativa ha ereditato da Bitcoin servono a Bitcoin per dei motivi precisi, mentre il mondo DeFi potrebbe usare più semplicemente interoperabilità open source. Però questi progetti come Polkadot, per quanto nel merito specifico del progetto io sia molto scettico, perché appunto vengono da questo confuso fluire di narrative cangianti, in realtà di per sé potrebbe esprimere un primo caso di valore aggiunto. Il caso specifico sono i contratti Solidity e lo standard ERC20 di Sì. Ethereum. Sono degli standard che a mio parere, a parere di altri tecnici, sono orribili, ma sono di fatto diffusi come standard, di fatto in piccole nicchie di mercato. Cioè, se oggi io emetto un token con RGB, magari poi ne parleremo, Certo. l'abbiamo studiato tantissimo, ma nessuno ha un wallet RGB. Quindi, anche se ci abbiamo veramente lavorato per rendere uno standard sensato, prima dovrà affermarsi nel corso del tempo, mesi, anni. Invece, se oggi uno emette un token di qualsiasi tipo su ERC20, anche se le mie perplessità sullo standard sono enormi, di fatto abbiamo N wallet per usarli, probabilmente decine, N exchange che già supportano senza nessun cambiamento la tecnologia. E quindi il tema è che anche tecnologie è quello che molti hanno dovuto accettare nei confronti di JavaScript. JavaScript è un incubo per uno sviluppatore, specialmente lato server, non ha nessun senso. Eppure l'intera infrastruttura attuale delle app viaggia ormai su Node.js per puro effetto network. Quindi Polkadot o altri casi sono degli esperimenti su cui io sono molto scettico, ma in una direzione che forse comincia a avere un qualche senso, Ok, in generale. infatti l'altro amico aveva scritto cosa ne pensa del nuovo protocollo Substrate che entrerà nel vivo con il vicino lancio di Polkadot per l'interoperabilità delle blockchain. E intanto un altro aveva scritto fate domande su Bitcoin, il resto è scam per Giacomo, dai, ormai lo sanno tutti. Beh, Certo, però sono stato estremamente, voglio dire, no, sono no, no. stato estremamente open-minded in questa Anche, risposta, anzi, quindi hai vedete che iniziato dicendo la mia parola chiave è sempre è scam, scam ma e poi ho quindi elaborato perché hai ribadito mi sto questo imborghesendo concetto. anch'io, comunque invecchio. Però poi, insomma, vedi, perché vuole salire in classifica? Per Esatto. quello, allora ha capito che No, bisogna perché è un vero, perché se attimino. guardi nella classifica, per esempio, Hive.one, sono Sì. abbastanza alto nella classifica Bitcoin, ma in quella cripto generica sono molto molto basso. Appunto, Quindi quindi devo tu dici aprire, sì, aspetta un attimo, devo concedere di qui più. bisogna. Ok, giusto, sei d'accordo, Fede, bisogna mettere un po' d'accordo tutti, però. infatti